progetto Ospedale Verde parte appunto dalla consapevolezza che un'azienda sanitaria è spesso, diciamo quasi sempre, un'azienda che è il più grosso consumatore di energia del territorio. Quindi partendo da questo punto la direzione aziendale ha scelto di fare un progetto Ospedale Verde. Gli obiettivi sono quelli, diciamo, ambiziosi sicuramente, di ridurre, diciamo, di una quuota importante tutte le emissioni di CO2 emesse dai nostri ospedali. Noi siamo un'azienda del territorio, abbiamo complessivamente circa 100 immobili, di cui 5 ospedali. I nostri consumi sono sicuramente importanti, insomma, abbiamo complessivamente consumi di energia elettrica per 30 gigawattora e 6 milioni di metri cubi di metano ogni anno, quindi, diciamo, abbiamo consumi importanti. Complessivamente allo stato attuale questi consumi comportano emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 27.000 tonnellate. Partendo da questi dati l'azienda, appunto, come dicevo, ha scelto di aderire, diciamo, di fare un progetto Ospedale Verde. Questo tipo di progetto prevede l'installazione di 5 impianti di trigenerazione nei nostri 5 ospedali e di fare una sorta di riqualificazione delle più grosse nostre centrali termiche all'interno delle strutture. Quindi questa è, diciamo, la parte importante del progetto, il cuore del progetto Ospedale Verde, che chiaramente, diciamo, ha anche altre componenti. Una sicuramente interessante, oltre la parte degli impianti fotovoltaici, complessivamente installeremo circa 14 impianti fotovoltaici in azienda. Il primo è già partito, è già allacciato da alcuni mesi all'ospedale provinciale di Arezzo. E oltre questo, un'altra parte sicuramente interessante sarà quella dell'illumination. Noi abbiamo l'obiettivo di sostituire, diciamo, gran parte dei corpi illuminanti attualmente installati, implementarli con tecniche, diciamo, impiantistiche che abbiano minor consumi energetici e abbinarci un sistema di telecontrollo, telemonitoraggio che riesca a regolare, diciamo, in relazione all'effettivo utilizzo di energia appunto elettrica in relazione all'illuminazione, quindi che abbia una maggiore efficienza energetica complessivamente nelle strutture. Questo è un po', diciamo, il cuore e l'obiettivo del nostro progetto Ospedale Verde, che appunto parte, come dicevo, dalla consapevolezza che spesso non c'è, che un ospedale, oltre che un produttore di salute, è anche un grande consumatore di energia. Il progetto Ospedale Verde parte, diciamo, come un cuore dal nostro contratto di servizio energia. Noi abbiamo appaltato da un po' di tempo, da circa un anno, un nuovo contratto di servizio energia disciplinato secondo il decreto 115 del 2008, che appunto prevede come oggetto contrattuale, oltre alla gestione dell'energia termica e frigorifera nelle nostre strutture, prevede anche importanti interventi di riqualifica energetica, ivi inclusi i 5 impianti di cogenerazione e gli interventi in termini di ottimizzazione impiantistica legata alla parte termica. Quindi questo, diciamo, è un elemento sicuramente importante per quanto riguarda l'affidamento del nostro contratto di servizio energia. In parallelo a questo, diciamo, la parte di illumination verrà fatta tramite una fase di progettazione esecutiva a cui poi seguirà una gara, diciamo, di lavori.